E devo ammettere che sono ancora un po' confusa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio raccontarvi la mia prima settimana in compagnia di Nintendo Switch. Eh? Ti è piaciuta Erika? Come sono attiva la domenica mattina? Intanto eccolo qui nella sua versione tabletosa. Intanto però facciamo un passo indietro, parliamo di Nintendo Switch in generale. Si tratta di una console componibile come i mobili dell'IKEA. Infatti guardate un po' qua, voi togliete tutti i pezzi e li rimontate un po' seguendo le istruzioni, se no non viene fuori nulla di buono. Le parti che compongono Nintendo Switch sono quattro: il tablet, i due Joy-Con, che qui abbiamo in colorazione fluo, ma esistono anche bruttamente grigi che non mi piacciono, impugnatura Joy-Con, che trasforma i due Joy-Con in un vero e proprio controller, e la Station, che in questo momento non ho da mostrarvi perché è attaccata alla mia TV. Il tablet è il vero e proprio cervello di Nintendo Switch. Al suo interno infatti sono alloggiate tutte le componenti che servono per farlo funzionare. Abbiamo un display da 6.2 pollici LCD IPS, touchscreen, mi sono dimenticata di dirvelo. 6.2 pollici può sembrare grande, ma in effetti è quasi grande come il mio smartphone, che è un Mate 9. Vi faccio subito vedere la differenza. Eccoli qui, Mate 9 ha un display da 5.9 pollici, Nintendo Switch 6.2, quindi non è tanto più grande rispetto agli smartphone in circolazione in questo momento sul mercato. La cosa che differenzia Nintendo Switch da uno smartphone è la risoluzione dello schermo. Quella di Mate 9 per esempio è in Full HD, invece quella di Nintendo Switch è in HD, 1280x720. La batteria alloggiata all'interno di Nintendo Switch è da 4310 mAh, in grado di garantire dalle 3 alle 5 o 6 ore di gioco. La durata della batteria varia in base al tipo di gioco. Per esempio un The Legend of Zelda, che è molto pesante e richiede tante risorse, vi farà giocare fino a 3 ore. Quindi ricordate di portarvi con voi sempre un caricabatterie, anche perché l'ingresso per la ricarica è un Type-C. Io per esempio ho provato a ricaricarlo con questo power bank di Sony da 10.000 mAh e si carica tranquillamente. Ecco, i tempi di ricarica non sono velocissimi perché non ha un fast charge, quindi ci vuole un bel po' per ricaricarlo. Io solitamente lo lascio all'interno della station, mi faccio un giro e poi ricomincio a giocare. Però in viaggio power bank assolutamente necessario. Insomma, le prestazioni di questo Nintendo Switch sono quelle di un tablet di fascia media. Però devo essere sincera, The Legend of Zelda, che è un gioco, come dicevo prima, abbastanza pesante, non mi ha dato nessun problema, nessuna incertezza, nessuna esitazione. Insomma, ha girato fluido senza problemi. Bellissimo. Io posso andare a giocare, Erika? No, prima finisci. Dopo una settimana di utilizzo, direi che è arrivato il momento di analizzare pregi e difetti riscontrati fino ad ora, ovviamente, di questa console che secondo me è ancora un po' immatura e alquanto acerba. Come potete vedere anche con i vostri occhi, il design di Nintendo Switch è decisamente ben curato. A me piace moltissimo. Se ci pensate un attimo bene, il concept di Nintendo Switch è esattamente lo stesso su cui si fondava Nintendo Wii U. Infatti Nintendo Wii U avevamo dei piccoli rudimenti di mobilità. Ce l'avevano venduta come una console con cui, se c'era il bambino seduto sul divano e il papà voleva guardarsi la TV, il bambino poteva andare in giro per casa con il suo padellone e giocare in tutta libertà. Peccato che il padellone era connesso alla console con connettività wifi, quindi già una stanza di distanza il padellone si scollegava completamente. Per me per esempio finiva in bagno ed era una roba tristissima, perché io avevo bisogno di un passatempo bagnesco e niente, triste. Quella di Nintendo Switch quindi è una naturalissima evoluzione di Nintendo Wii U. È stato finalmente abbandonato quel colore bianco, lucidino, un po' così, un po' che dava la sensazione di cheap. Ragazzi di Nintendo, vi dico una cosa: bianco solo se vi chiamate Apple, se no lasciate. Finalmente abbiamo dei materiali con colori opachi, matte, come diciamo noi, giovani. Ma giovani chi io? Io.
No. Il tablet, vedete, è di colore opaco e anche i due Joy-Con con questa colorazione fluo sono davvero bellissimi. Scelta azzeccata perché rende questo Nintendo Switch quasi un elemento di design. Ho detto quasi. Provate a sfoderarlo in metropolitana o in qualsiasi bar mentre vi bevete un caffè e vedrete l'effetto che farà. Ecco, infatti, potete smettere di portare in giro il cane per rimorchiare, perché basterà tirar fuori un Nintendo Switch e vi guarderanno tutti. Assicurato. Provatelo, provatelo. Vi fidate di me? La risposta dovrebbe essere no, però fa niente. No! A parte gli scherzi, quindi sul design abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'ho fatto anch'io. E tu che hai fatto che cosa? Passiamo ora subito alle note dolenti. Mi metti una musica triste? Non te la devi fare tu, te la devi mettere io da. Mi spiegate come diavolo si fa a giocare con questi? Se dovete utilizzare il Joy-Con singolarmente, tenendolo in questo modo, è veramente comodo. Quindi come giochi per 1, 2 Switch, ARMS, quando uscirà, che richiedono questo tipo di movimento, va benissimo. Porca puzzola! Puzzola, ho detto puzzola, si può dire puzzola? Sì. Spiegami, come si fa a impugnare una roba così? È la scomodità fatta in persona, ma io ho anche le mani piccole. Se uno ha delle mani tipo con le sarcicce al posto delle dita, come fa? L'internet dice, perché io non ce l'ho e non l'ho ancora provato, che sia meglio acquistare separatamente un controller pro, che è alla fine un vero e proprio controller di quelli a cui siete abituati normalmente. Ma perché, mi domando io, perché? Parliamo ora del software installato all'interno di Nintendo Switch. Ecco, la prima volta che accenderete la console verrete catapultati in un mondo bianco fatto di essenzialità estrema, perché all'interno non c'è praticamente niente. L'interfaccia utente che caratterizza questo Nintendo Switch è molto essenziale, pulita, facile da usare e davvero alla portata di tutti. Ma io a questo punto mi domando, non si può fare nient'altro che giocare a giochi Nintendo? Perché io mi ricordo, se non erro, che su Wii U, ma anche su un normalissimo e banalissimo Nintendo 3DS, si poteva per esempio guardare dei video su YouTube, perché c'era l'app. A questo punto dico, abbiamo speso 329 euro per comprare un tablet che non può fare altro che giocare a dei giochi Nintendo? Mi sa di sì, per ora, spero. Spero per ora. Può essere che i piani di Nintendo siano un po' diversi, che questi quadratini non siano fatti solo per i giochi, ma magari anche per qualche applicazione, come per esempio YouTube. Lo spero tantissimo, perché fateci caso, io per esempio non ho un tablet a casa e vorrei per esempio vedere, non lo so, dei video su YouTube e non vederli su uno smartphone. Va bene, il mio Mate 9 è uno schermo gigante, magari uno smartphone da 5 pollici o anche meno, e vorrei guardare i video magari un po' più in grande. Questa potrebbe essere un'ottima soluzione, tanto si collega a internet, perché non avere un'app di YouTube? Boh, amici di Nintendo, fatecelo sapere, grazie. In compenso abbiamo apprezzato davvero tantissimo la gestione degli utenti, infatti si può passare da un utente all'altro in maniera semplicissima, questo per favorire lo sharing familiare, e se proprio avete la disgrazia per esempio di avere degli amici, potete farlo anche con loro, o se loro sono disgraziate ad avere voi come amici, ma potrebbe essere un altro punto di vista. Altra nota, questa è una nota dolentissima, molto dolentissima, è inutile che fai quelle facce lì da dietro che ti vedo, eh? Mi spiegate nuovamente, cortesemente, come si fa a uscire al day one con una lineup così scarna? La console è talmente bella esteticamente, ha un concept talmente fresco che si meritava molti più titoli, molti molti di più. Lo so che Zelda da solo potrebbe fare un po' quello che gli pare, perché è un gioco bellissimo, però là fuori non tutti sono appassionati di Zelda, non tutti sono appassionati di free roaming e non tutti magari lo conoscono, The Legend of Zelda. Quindi che si fa? Giocano a che cosa per esempio? Snipper Creeper? Ancora? Snipper Clips? Giocano a Bomberman R? Oppure giocano a 1-2 Switch? C'è anche Just Dance e Skylanders Imaginators, però secondo me non basta. Secondo Eric Bright, manager di GameStop negli Stati Uniti, quello di Nintendo Switch è stato il lancio più figosissimo di tutti i tempi di una console, o perlomeno da un po' di anni a questa parte. Adesso io mi domando, ma è stato per Nintendo Switch oppure per The Legend of Zelda?
voi che dite? Mancano ancora tante feature da svelare di questa console, non ne conosciamo le informazioni su come funzionerà il multiplayer, per esempio, o come dicevo prima, quali saranno i giochi, perché comunque sì, la lineup è stata svelata, ma tutto sommato secondo me ne mancano tantissimo. Quelli per adesso che conosciamo sono maggior parte porting. Ecco, sì, sulla console sono ancora indecisa, sono ancora un po' confusa, non ho ancora capito se mi piace oppure no. Invece su The Legend of Zelda non ho nessun tipo di dubbio, anzi, vi dico solo che è un gioco che dovete comprare. Se a casa avete un Nintendo Wii U, per favore compratelo direttamente su Nintendo Wii U, perché finché non escono nuovi giochi, secondo me, per adesso non vale proprio la pena acquistarlo. Però, se avete voglia di attendere, potete iniziare a acquistarlo, giocare qui con The Legend of Zelda e attendere che escano gli altri giochi. Io dal canto mio non vedo l'ora che vengano svelate le date di uscita dei giochi già annunciati, come per esempio Mario Kart 8 Deluxe o ancora Mario Odyssey. Che tenero il mio Mario! Soprattutto perché voglio sapere dove vuole andare Nintendo con questa console. Mi raccomando, amici di Nintendo, non fate delle cavolate, perché la console è bellissima, mi piace un sacco. Peccato che per ora sia ancora una scatola vuota. Va bene, dai, Erika, niente, tu monta il video, io vado a giocare.